Venerdì 2 giugno, buongiorno e bentornati in un nuovo vlog. Dopo una mattinata intensa di lavoro, noi stiamo uscendo. Io ho lavorato a tanti video, ho dovuto rispondere un po' a un po' di mail, insomma, mi sono un po' gestita tutto ciò che riguarda YouTube e compagnia bella. E adesso, ragazze, stiamo andando, indovinate. Indovinate dove stiamo andando? All'MD, ci mancava, non ce l'abbiamo fatta, non ce la facciamo stasera senza l'MD, bimba di MD. No, dobbiamo andare perché alla fine abbiamo deciso di andare in montagna domenica e Francesco, a dire la verità, voleva andare 3 giorni, cioè oggi, domani e dopodomani, ma io gli ho detto di no, anche perché i suoi figli non sono venuti, nemmeno stavolta. Voleva venire sua madre. Però sua madre non vuole rimanere di notte, allora abbiamo trovato questo compromesso e ce ne andiamo domenica mattina a passare una giornata lì e a vedere un po' com'è la situazione, anche perché in questi ultimi giorni ha fatto un po' di pioggia, ha piovuto un bel po', quindi andiamo a vedere com'è la situazione. E quindi dobbiamo andare a prendere qualcosa da portare domenica. Penso che farò un'insalata di riso e qualcosa per accompagnare, una caprese magari, non lo so, o due pomodori in insalata, tutto a base di insalata, a meno che non si muore di freddo lì. E allora il riso lo cucinerò. Io con questi occhiali non vedo niente perché sono polarizzati, mi avete detto che è normale, però nell'anteprima non so se io sto riprendendo, se sono inquadrata oppure no. E niente, che vi volevo dire? Passeremo questa giornata together. Così poi vi racconto di lasciarvi un altro vlog prima di partire perché sì, perché mi va così. E ragazze, oggi ci sarà l'esperimento della pizza. La pizza, per me è la prima volta, ragazze, voglio fare la pizza a lunghissima lievitazione, e cioè faccio partire la lievitazione stasera e poi la metto in frigo, cioè la impasto stasera, la metto in frigo e la tiro fuori domani. Penso che funzioni così. Vediamo. Speriamo bene. Finger crossed. Speriamo che questo mio esperimento possa funzionare. Bene, ciclisti, passano allegramente. Tra l'altro non ho capito se sono aperti i negozi oppure no oggi. Sono aperti. Eh sì, è MD aperto. Qui pure. Dove stai andando, Sai che faccio? Lascio l'ombra. mo? Allora, ragazzi, è abbastanza cappò stamattina, devo dire. Una di voi l'altra volta mi ha detto: Carmen, respira. Sì, io respiro. Respiro, ragazzi. È da mezz'ora che respiro. Ho respirato mezz'ora prima di accendere la videocamera. Sto ancora così. Devo assolutamente rimettermi a fare un po' di attività fisica, anche 20 minuti di camminata al giorno, male che va. Tornati adesso, ragazzi, abbiamo fatto un po' di giri. Stamattina dovevamo risolvere un po' di cose, ne abbiamo approfittato. E all'MD se ne sono andate altre 50 euro di spese, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Uno non fa in tempo a dire. Prendo solo una cosa che se ne esce con buste piene. Adesso vi faccio vedere qualcosina di quello che ho preso, così tanto per darvi eventualmente degli spunti, e poi voglio cominciare a organizzare il pranzo. Abbiamo preso i cremini, questi qui della linea Le Specialità di Beppe. Questi sono gelatini molto gustosi e quindi li tengo sempre in frigo. E anche questi vi consiglio tantissimo, sono molto buoni. Sono gelati di yogurt greco alla pesca e amarena. Abbiamo preso poi ciliegie e questi fagiolini invece sono del nostro orto. Mezzo litro di latte parzialmente scremato della linea Malga Paradiso, con cui mi trovo veramente bene. Della linea Lettere dall'Italia, prosciutto crudo nazionale, molto buono questo qui. E poi ho preso questo salmone che è meno salato dell'altro, sempre di Lettere dall'Italia, Asiago,
Goulon, cuor di cereale, questi sono gallette di mais ricoperte di cioccolato, molto buone, devo dire, anche se mi piacciono più le altre. Jolie, farci riso delicato, tutto l'occorrente per il condiriso, qui vedete anche il mais e dietro i pomodorini. Olive verdi, sempre della linea Jolie. Frollini con caffettura di mela, questi qua sono molto buoni e piacciono tanto a Francesco, quindi li ha presi lui. Questa bottiglia di vetro l'ho presa perché voglio mettere il succo, non lo voglio tenere nei cartoni, in frigo, quindi l'ho travaso sempre e quindi ho preso questa per vedere come mi trovo, eventualmente ne prenderò un'altra. Ho voluto prendere questa che è un preparato che si mette sulle bruschette, questo per portarlo in montagna e sembra molto buono, vedremo, vedremo. Della linea Gustato con cui mi trovo molto molto bene e poi le morbide gelée, chiamatele come volete, sono caramelline morbide zuccherate a vari gusti, molto molto gustose anche questo, ai pinoli perché voglio fare il pesto. Poi la baby anguria, ragazze, avevo troppo voglia di anguria e l'ho presa. Venerdì sera ho impastato la mia prima pizza a lunga lievitazione. Grazie anche ai consigli vostri, ragazze, e anche su Instagram mi siete state veramente di grande supporto. Ho fatto lievitare il panetto per 24 ore, poi l'ho tolto, ho fatto i panetti e poi li ho stesi. E queste erano le pizze finite, ragazze, erano qualcosa di spettacolare. Eravate tutte curiose il giorno dopo su Instagram, ma io vi ho detto stay tuned, così lo vedrete, lo vedrete su YouTube. Infatti, ecco qua, ragazze, pizze veramente ottime, ottime, ottime. Devo dire che sono rimasta veramente contenta. Questa è la morbidezza, la lievitazione, veramente, veramente buona. Buongiorno, 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 amiche mie. Oggi è domenica 4 giugno, sì. E noi siamo pronti per partire, stiamo andando in montagna. Stamattina non è iniziata benissimo per me. Ho avuto un po' di problemini dovuti alla malattia, non vi sto a raccontare, però come vedete sono un po' gonfia. Però vabbè, si va lo stesso, non ci si ferma, non ci si ferma. Andiamo. Eccoci arrivati in montagna, ragazze. Allora, stamattina mi sono veramente sforzata di andare oltre perché, come vi ho detto prima, la mattinata non è iniziata bene, ma ho valutato, ecco, ovviamente non ho fatto un colpo di testa, però ho valutato il perché e il per come e poi siamo partiti, il perché e il per come del mio malessere. Quindi ho valutato di poter partire, altrimenti ovviamente non sarei partita, non voglio dare un messaggio sbagliato. Mi si è rotta un'unghia e devo dire che stavo valutando di tagliarle tutte perché mi sono un po' stancata di averle lunghe, non lo so, le vorrei un po' corte, portare corte, adesso vediamo, magari mi risparmio anche un po' di soldi, me le faccio da sola. Abbiamo trovato l'erba altissima, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Prima faccio un piccolo discorso introduttivo alla giornata di oggi, perché in questo percorso, diciamo che questo percorso, diciamo che di solito questo percorso, mi apre la mente, mi fa pensare. Devo dire che
stamattina ho pensato un sacco di cose, un sacco di cose, che vi dirò poi nel corso dei prossimi vlog, ma due cose più importanti è che devo assolutamente ritrovare me stessa. E ritrovare me stessa significa essere me stessa in primo luogo e soprattutto tornare in palestra. Devo assolutamente tornare in palestra, ragazze, perché dopo una vita passata in palestra, non esiste che io non ci vada più. Quindi il buono proposito dei prossimi mesi sarà questo. Vedremo un po' quando, perché adesso comunque le palestre chiudono, nel mio paese fa molto caldo, insomma, però magari un giro di perlustrazione per vedere un po' quello che c'è, quello che non c'è, i corsi che potrei fare, informarmi e informare anche personal trainer, potrei cominciare a farlo. E poi un'altra cosa che voglio assolutamente fare, ragazze, quest'estate è fare un weekend da sola con Francesco. Da qualche parte adesso deciderò la meta, perché una volta, quando ci siamo messi insieme all'inizio, ne facevamo tanti e devo dire che questa cosa mi faceva stare molto bene. Poi ecco, si perdono le abitudini, si pensa ai figli, comunque sempre si parte sempre coi figli, ci sono di mezzo anche i miei nipoti, ammetto, perché vengono spesso e volentieri a casa, o comunque vengono spesso e volentieri con noi, e quindi voglio passare un pochino più di tempo da sola con Francesco. Questi sono i propositi che mi sono messa in testa. Adesso esco e vi faccio vedere un po' la situazione. Ragazzi, c'è l'erba che arriva praticamente qua. Eccola qua, erba veramente altissima, altissima, altissima. Non ce l'aspettavamo così. E adesso vedrete cosa succede. Epic fail degli epic fail. Non c'è luce, non sappiamo perché, ma è successo qualcosa, perché ci sono altre persone che abitano qui, che stavano parlando e ho sentito che dicevano qualcosa relativa a stanotte. Boh, è successo qualcosa, quindi è saltata la luce. Quindi non c'è luce e non c'è acqua nemmeno. In poche parole non possiamo fare niente. Vabbè. Ed ecco Francesco che stava impazzendo. Ehi, Allora? siamo fregati che siamo senza corrente, anzi tutto il villaggio. Senza corrente dobbiamo fare tanti lavori, dobbiamo tagliare l'erba. Abbiamo floppato oggi. Oggi sì. E ora tu sei in panico. Eh? Tu sei in panico. Perché sono in panico? Io sono tutto È tranquillo. tre ore che dici giusto. Io guarda, io non avevo intenzione di fare niente oggi, mi volevo solo riposare. È quello che sto facendo, quindi sono a posto. Tu purtroppo. Speriamo che arrivi la corrente, così sistemiamo un po' di cose. Io ho freddo. Andiamo a cercare di capire cosa è successo. Nel frattempo gli insetti sono proliferati. È pieno di insetti, cosa che io detesto. Miei acerrimi nemici. Sentite come ronzano. Zzz. E niente, ragazze, la cabina si è svampata, signore. Che palle, ragazze. E vabbè. Nella sfiga delle sfighe, almeno. Per fortuna avevo preparato l'insalata di riso, quindi almeno non abbiamo problemi per preparare la pasta, per il fatto dell'acqua intendo ovviamente, e abbiamo il pranzo pronto almeno, e in più avevamo portato un po' di salame, un po' di pane, queste cose qui, quindi il pranzo ce l'abbiamo pronto già. Però ragazze, il tempo non passa mai perché non sappiamo cosa fare. Tra l'altro vedo una strana ombra qua sul viso. Sembra che io abbia quattro menti, non due. Comunque, che vi volevo dire? Allora, ragazze, su Instagram mi state chiedendo tutte notizie in merito alla pizza che ho fatto ieri sera. Allora, ma io ho la faccia grossa? Allora, avete visto ieri, da quelle poche immagini che vi ho fatto vedere, perché ero tutta concentrata a capire come fare, a seguire bene la procedura, perché era la prima volta che la facevo in quel modo, ragazze.
Avete visto comunque che ho fatto la pizza a lunga lievitazione. La prossima volta, se la volete, condivido la ricetta, perché adesso so che viene veramente buonissima. È venuta veramente veramente buona. Ora compro il fornetto, l'ho già visto, e anzi vi dico che su Casanova l'ho trovato in offerta, però quello G Ferrari, perché io volevo prendere il fornetto di Ariete, però a parte che quello costa un occhio della testa adesso in questo momento, perché prima costava di meno, l'unico che ho trovato in offerta è quello G Ferrari, che poi tra l'altro è DeLonghi a quanto ho capito, e tra l'altro qualcuno mi ha detto che è anche migliore rispetto a quello di Ariete, quindi siccome l'ho trovato in offerta su Casanova, lo devo ritirare per forza, perché ho guardato se al punto vendita del mio paese c'è, ma ovviamente non c'è, e quindi lo voglio ritirare, così sabato prossimo ce l'ho, dovrei avercelo, speriamo che arrivi in tempo, e voglio fare la pizza proprio tipo rotonda napoletana, perché ragazzi ho fatto una in una teglia rotonda ed è venuta veramente una bomba, buonissima, non si è attaccata perché la teglia era antiaderente, è venuta veramente buona buona buona, pure col cornicione, proprio ottima. Invece quelle che ho fatto nella teglia grande, perché avevo impastato un chilo di farina, quindi quelle che ho fatto nella teglia grande si sono un po' attaccate. Quindi io non avevo messo la carta forno perché volevo seguire proprio la ricetta precisa, e nella ricetta diceva di ungere soltanto le teglie con l'olio. Ho voluto provare, ma si sono attaccate, però per fortuna siamo riusciti a mangiarle ed erano buone pure. Però adesso mi sono fissata, ragazzi, adesso che ho capito come si fa la lievitazione, adesso che ho capito come si fa l'impasto, mi sono fissata che le voglio fare nel fornetto, e lo devo assolutamente prendere. Se tutto va bene questa settimana lo prenderò, adesso vediamo un po' come sono messa coi soldi. Anche perché con quel fornetto non servono più le teglie, quindi le potrò fare direttamente sulla pietra refrattaria, perché c'è pure la pietra refrattaria in questo forno, quindi e niente. Vi volevo aggiornare perché mi avete chiesto su Instagram, vi state chiedendo in tante com'è andata con la pizza ieri, com'è andata con la pizza ieri, com'è andata con la pizza ieri. È andata benissimo, ragazze, tranne questo piccolo particolare, però vabbè, facilmente superabile, diciamo. Indovinate chi ha rotto l'idillio? Indovinate? Dopo molte ore è tornata finalmente la luce, quindi Francesco ha subito tagliato l'erba e in effetti devo dire che è molto meglio così. Buongiorno, allora, appena alzata, come vedete sto in pigiama e sono venuta qui per vedere il tempo, non è dei migliori, niente, infatti ho freddo, devo dire che ho un po' di freddo, sono chiusa, non ho aperto, cosa molto strana, veramente il tempo è impazzito, ragazze. Ieri eravamo in montagna, avete visto, e da che faceva caldissimo a che ha cominciato a piovere, quasi grandine praticamente, quindi siamo dovuti scappare, siamo dovuti tornare, quindi poi non ho ripreso più nulla perché ero veramente stanchissima. Ieri una giornata veramente stancante per me, ero già stanca, ero già partita stanca la mattina, poi veramente il fatto di non far niente, anche il fatto che non ci fosse acqua, che non ci fosse luce, insomma un po' tutto, ed ero veramente stanca. Infatti alle 7:30, ragazze, sono crollata, cioè veramente nemmeno mi vergogno a dirlo, perché tanto ormai sono cose che non dipendono da me, devo assecondare i miei ritmi, e quindi
niente, questo è quanto. Adesso mi prendo un secondo caffè e comincio un po' a carburare, perché qui c'è l'acqua e qui c'è la luce, quindi non ho scuse e devo fare un bel po' di cose. Devo fare lavatrici, dare una pulita un po' in generale, rinfrescare gli ambienti e basta. Ragazze, io chiudo qua questo vlog, un vlog che spero vi abbia tenuto compagnia e che abbiate trovato anche degli spunti. Fatemi sapere se volete la ricetta della pizza e lasciatemi un like, mi raccomando, e un commentino. Fatemi sapere che ci siete, soprattutto mi raccomando il like, vi voglio sempre attive. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!